Buongiorno bella gente, allora oggi niente vlogmas perché sono stata male stanotte, purtroppo la mia colicista, la mia sleeve non mi aiuta, ne sono stata male con nausea e mal di pancia, perciò adesso mi sento un po' debilitata, un po' stanchina, ma vi farò comunque un piccolo tutorial di come creare un cestino per il pane per Natale. Spero che vi faccia comunque compagnia, mi scuso e ci vediamo domani per un nuovo Vlogmas. Ciao ciao! Adesso in pratica sto prendendo le misure per fare la struttura. Il quadrato è 20x20 per lato, mentre qui è 8 cm per 20. Adesso facciamo anche questa ala. Già è aperta. Adesso è fatta, la andremo a ritagliare con un taglierino. Tagliato tutti i panni, adesso andremo a tagliare un quadrato del panno lenti. Ora procederemo a incollare la stoffa. Thank you.
il cestino portapane, cartone, stoffa, panno lenci. Vabbè, il pane non andrà mai messo direttamente, ci vorrà sempre un tovagliolo, intendiamoci, perché non sono cose che possono andare a contatto con gli alimenti stessi. Allora, consiglio a chi sa cucire di cucirlo, perché è molto più rifinito che l'accollo al caldo, per quanto uno può essere un po' precisa, lascia qualche sbavatura. Però, siccome mi serviva giusto per le feste, va più che bene, ecco. Non lo terrò per sempre perché a me il portapane non serve, visto che non mangio pane. Però per le feste ho pensato che facesse arredo e fosse carino. Spero che il tutorial vi sia piaciuto e ci vediamo domani per un vlogmas.